buongiorno a tutte, a tutte, a tutti e a tutte, a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti a queste dirette intitolate Libri per le vacanze, in cui chiacchiero con alcune scrittrici e alcuni scrittori di romanzi che vi consiglio altamente di leggere in questa estate 2024. Oggi parliamo con Giulia Baldelli, che vedo che già arrivata, autrice di Le parole che mi hai lasciato, che ho anche in versione cartacea, ma sono al mare, quindi mi sono portata la versione su Kindle. Eccoci. Allora, io ti vedo bene. Ciao Giulia, ti vedo bene, ti sento perfetto. Bene. Perfetto, anche io. Vedo questa stanza carina, questo sfondo. Sì, sì, è un piccolo studio, sono a Fano, nella mia città di origine. Sì. Si vede, infatti noi ci siamo conosciute proprio a Fano l'anno scorso, che è la città, tra l'altro è una città carinissima, bella, mi è piaciuta un sacco Fano, devo dire. Sì, è una città, sì, è una città piccola, è molto bella, è più bella di notte che di giorno, non lo so perché, l'ho pensato ieri che ho fatto una passeggiata in tarda, per me tarda serata, mezzanotte, con mia figlia, che giustamente non voleva tornare a casa, e ho detto, guarda questa città, come perché nella notte si risalta l'origine romana. Sì, è vero, è vero. Poi ci sono un sacco di posti da visitare, città che tu hai messo al centro del tuo precedente romanzo, che era molto bello, che è L'estate che resta. Sì. Mentre in questo nuovo, tu hai la versione cartacea, ce l'hai lì sotto mano? Non no? Ce l'ho sotto mano, ce l'ho sotto mano, mannaggia. Niente. Fa niente. Poi pubblichiamo la copertina, che è molto bella, in bianco e nero. Le parole che mi hai lasciato, ti sposti in un altro posto, che poi magari ci racconterai, che mi ha così incuriosito. Io ci sono stata, perché c'è una mia amica di Ravenna che mi aveva portato a Marina Romea, che è questo posto di mare molto, molto carino, molto, molto suggestivo, per raccontare, come avevi fatto nell'estate che resta, un'altra storia di formazione, un'altra storia che va ad indagare il peso, il valore che ha la nostra adolescenza nel determinare poi chi diventiamo, e lo fai dal punto di vista di Adriano, con una storia che devo dire che mi ha coinvolto tantissimo. Io ero un po' spaventata leggendo la trama del tuo romanzo, ho detto mamma mia, ci sarà un sacco di dolore, non lo so se sono pronta. In realtà poi te l'ho anche scritto, è veramente un romanzo pieno di luce, pieno di vita. Leggo proprio l'incipit per far capire insomma di che cosa stiamo parlando. Il titolo del primo capitolo, poi i titoli dei capitoli sono bellissimi, è Giri di pista. Per morire a 19 anni mia sorella sceglie un treno, non un Frecciarossa, un interregionale. Il treno ancora a Milano, che avevamo sentito fischiare centinaia di volte dalla nostra camera. A lungo Betta e io avevamo dormito nella stessa stanza, nonostante fossimo maschio e femmina. Io due anni più piccolo di lei molto più coraggiosa di me. Ora di anni ne ho 37 e delle notti trascorse insieme riesco a ricordare tutto, quasi tutto. Ho in mente ancora la mia lampada accesa, le sue risate, l'ombra dei nostri profili sulla parete e la mia certezza di non essere solo. Non ricordo però se ci scambiassimo la buonanotte, non credo, né cosa ci dicessimo appena svegli. Buongiorno, ciao, nulla. Io mi stavo commuovendo mentre leggevo l'incipit, perché è veramente commovente. Insomma, la storia è quella di Adriano, questo ragazzino che a 17 anni perde la sorella, tu lo dichiari subito, la sorella che decide insomma di togliersi la vita in questo modo, appunto sotto un treno, un po' di Anna Karenina memoria. Sì. E la storia è appunto, il titolo è Le parole che mi hai lasciato, questo ragazzino che ricostruisce, affronta il suo dolore in un momento tra l'altro anche molto delicato della crescita, che è appunto l'adolescenza, attraverso le parole che la sorella le ha lasciato. Inseguirà diverse piste, inseguirà diversi nomi, incontrerà dei personaggi, magari qualcuno lo sveleremo, e in questi incontri in qualche modo troverà se stesso. Ed è una storia bella, cioè a me ha veramente molto colpito, e mi ha molto colpito anche la riflessione che fai proprio sul valore delle parole, no? Perché tu lo dici all'inizio, Adriano scrive queste parole quando negli anni ne ha 37, un po' per celebrare il quarantesimo, quello che sarebbe stato il quarantesimo compleanno della sorella, no? Che,
voleva diventare una professoressa, voleva laurearsi, tutte queste cose poi non sono mai successe. E quindi la prima domanda che ti faccio è un po' come è nata questa storia, cioè come mai hai sentito l'esigenza di... è una storia che nasce da un fatto reale, è una cosa, è un'immagine che ti è venuta, ecco, come nasce Adriano? Allora, nasce grazie a lui, grazie a se stesso, grazie a Adriano, nel senso che il traino della storia è stato proprio questo personaggio, questo ragazzo già con il suo nome, perché i nomi, secondo me, nelle narrazioni sono fondamentali, cioè nella caratterizzazione del personaggio il nome non è un'etichetta, ma è proprio la materia, fa parte della materia fondante il personaggio. Quindi mi è arrivato questo Adriano, questo ragazzo arrabbiato, sofferente e molto alla lontana, e secondo me è nato durante la pandemia, mentre io guardavo i ragazzi, guardavo poi, immaginavo i ragazzi, perché al di fuori dei miei che erano dentro casa mia, io gli altri non li vedevo più, quindi è nato proprio da lì. E io immaginavo comunque la sofferenza, non tanto nella contingenza, cioè non tanto nel momento, perché poi i momenti si superano, eravamo confidenti, poi sono andate meno bene le cose, ma comunque dentro di noi sapevamo che era un fatto transitorio, non tanto la sofferenza, diciamo, nel momento, ma quanto ho pensato nella loro difficoltà di creare un pensiero sul futuro. Nasce da lì. Nasce dalla mia esigenza proprio dentro di dare una speranza nel mio piccolo, come so fare, in questo caso scrivendo, una speranza, un germe di speranza e di futuro, di un pensiero di futuro ai ragazzi e alle ragazze di questo momento. E però una speranza reale, nel senso non tanto reale nei fatti, perché questa fiction, cioè una storia inventata, una speranza no, reale nel senso che la speranza è un processo difficile, altrimenti si chiama illusione. E la speranza è un'idea di futuro che si costruisce anche attraverso il dolore, anche attraverso la sofferenza e il compromesso e l'accettazione dei limiti, perché questa è una storia di formazione, di educazione sentimentale, cioè è un ragazzo che sprofonda rischiando di annegare nell'universo femminile, lo fa quando la sua guida verso l'universo femminile, che è Betta, che è la sorella, viene meno. Quindi lui è come se proprio gli manca l'appoggio e quindi precipita in questo mare. Che poi c'è sia letteralmente che metaforicamente, precipita in questo mare e ha bisogno di riemergere. Quindi una speranza costruita. E questa è, secondo me, una storia di educazione, di passaggio all'età adulta e anche e soprattutto di speranza, ecco. Infatti tu apri, poi lo riprendi, insomma, nella narrazione, nel finale, con Sì. questa poesia, bellissima, il più bello dei mari è quello che non navigammo, no? A un certo punto nel nostro Adriano, nel suo processo, appunto, nell'affrontare il dolore di crescita, capisce anche questo, no? Capisce che i mari vanno navigati nonostante il dolore. Ti chiedo, da scrittrice, da narratrice, qual è stato l'ostacolo più grande nello scrivere questo romanzo, cioè forse un po' quello anche del lettore, cioè confrontarsi con, perché è un dolore veramente grosso, insomma, la perdita di una sorella, una ragazza così giovane che decide di togliersi la vita. Ecco, da scrittrice, com'è andata? Che domande ti sei posta? Allora, l'ostacolo più grande per me in realtà non è stato tanto questo, quanto proprio l'avvio, decidere se narrare questa storia con la voce di un ragazzo. Cioè, la difficoltà è stata dire sei veramente capace di fare una cosa del genere? Perché, non lo so, io penso che... Adesso parlo di me, io sono una scrittrice che ha dei limiti, chiaramente, cioè io me li sento dei limiti, so quello che, cioè penso di sapere quello che sono in grado di fare e quello che non sono in grado di fare. Inizialmente ho detto, ma sarò in grado di portare avanti una narrazione maschile e soprattutto è il momento di una narrazione maschile perché è difficile narrare con la voce
di un uomo e di un uomo più giovane, anche se avevo il narratore di 37 anni che mi faceva respirare, perché quella vista un po' adulta che riflette su se stesso di 20 anni prima. E la cosa curiosa è stata che alla fine dentro questa voce ci sono entrata talmente tanto che io il dolore di questa storia non l'ho vissuto da adulta e da madre, l'ho vissuta proprio da ragazzo. E mi ha fatto pensare, quando, chiaramente con le dovute riproporzioni, quando Elsa Morante diceva: io ho voluto scrivere L'isola del Arturo perché volevo essere un ragazzo. E io nel mio piccolo ho sentito questa ebbrezza di proprio di buttarmi in un'altra età, in un altro genere. E ho sentito le emozioni come le sentiva lui, come le sentiva un ragazzo. Poi è successo che ho pubblicato, cioè è successo che il libro è diventato di tutti e che i dadi sono tratti. Quando il libro è diventato di tutti, la pubblicazione, converrai con me, visto che tu la vivi anche più frequentemente di me, è un atto forte, perché in quel momento appunto i giochi sono fatti, i dadi sono tratti, la storia è dei lettori. In quel momento lì mi trovavo, era il 28 maggio, quindi un paio di mesetti fa, mi stavo comprando la frutta, quindi stavo facendo un'azione quotidiana, posso dire, semplice, e ho pensato alla madre di Adriano, a Milena, e lì ho sentito tutto il dolore per questo personaggio. Quindi è lì che ho sentito, è buffa questa cosa, però l'ho sentito nel mio essere donna, adulta, scrittrice, ho sentito la portata del dolore di questa storia, perché fino a quel momento io ne sentivo solo una parte diciamo limitata e diversa dal me quando rientro in me, quando non sono posseduta dalla storia. Molto bello quello che dici, e devo dire che leggendolo ho pensato a questa cosa, ma come ha fatto? No? Poi io non sono un ragazzo, nemmeno io, quindi non lo so se effettivamente, anch'io ho pensato tanto all'Isola di Arturo, perché poi c'è davvero un racconto davvero di educazione sentimentale, sessuale, c'è una storia d'amore, c'è il suo buttarsi anche, no, nella sessualità da ragazzo, da adolescente, no? che comunque siamo nel 2002, quindi 20 anni fa, è la nostra adolescenza, però è diverso, no, dalle ragazze. Quindi ho detto, ma come ha fatto Giulia a immedesimarsi così tanto? Perché poi il punto di vista, certo, si parte da lui adulto, ma poi è una storia che entra profondamente, no, anche nelle visioni del mondo di un adolescente. E, insomma, brava. Grazie Marta, grazie, grazie. Diciamo che c'è anche una parte costruttiva, più riflessiva, più tecnica. Io leggo molto, continuo a leggere tantissimo. Non lo so, ho fatto 100, se sia più la parte dedicata alla lettura che quella alla scrittura. Forse quantitativamente più la lettura che la scrittura, ma al di là dei numeri, io mi sento ancora molto più lettrice che scrittrice. E quindi un po' mi sono preparata, nel senso che leggo studiando, leggo con, diciamo, calma, con tranquillità, storie con prime persone giovani. Ne faccio un esempio, è un libro che ha colpito tanto e che sono tornata a rileggere, è Norwegian Wood di Murakami. Lì c'è lo stesso, un ragazzo un pochino più grande, un ventenne, quindi c'è una parte, perché poi il mestiere di scrivere è anche applicazione. Non sono una scrittrice, non sono un atleta della scrittura, non è che tutti i giorni mi metto lì, magari fossi così, mi sarei più serena, credo. Ma non tanto per problemi organizzativi, proprio perché la mia mente non fa così. Però la scrittura, al di là di questo, anche se può essere frammentata nell'atto pratico, frammentaria e frammentata, è anche studio, cioè studio tramite le letture, studio tramite la documentazione. Ecco, io in questo caso ho letto, perché la documentazione storica non ne avevo bisogno, come hai detto tu, attingo
a un mio vissuto che sono pochino, loro sono un pochino più giovani di me, i personaggi, più vicino a te. Ma comunque li ricordo bene quegli anni, quindi non ho avuto difficoltà da quel punto di vista. Più che altro era proprio la tecnica di un io narrativo maschile che ho avuto bisogno di mettere un po' a fuoco. Poi dopo, quando scrivi, senti quel click, senti proprio come un suono dentro e senti che la voce l'hai presa e va avanti. Poi io ti ammiro molto come scrittrice perché mi piace proprio leggere i tuoi romanzi, perché sono, si vede che c'è una necessità, un desiderio e una sincerità anche nella scrittura, perché poi forse insomma, non tutti sanno che tu arrivi alla scrittura, ma tu hai fatto tutt'altro poi nella tua vita, anche la tua storia, no? È molto bella, no? Sì. Di esordio come scrittrice, no? Hai studiato, mi sembra, chimica, fai... Ma... Tuttora fai una... Insomma, aspetta che mi stavano chiamando. Ecco, com'è arrivata la scrittura e qual è il tuo approccio adesso? Insomma, dopo il tuo primo romanzo, è cambiato? Come dici? Allora, la tentazione di cambiarlo c'è stata. Adesso farò un discorso un po' magari impopolare, però allora io arrivo alla scrittura perché magari non mi ha seguita nel precedente romanzo, arrivo alla scrittura nel panorama di adesso, possiamo dire tardivamente, perché ci arrivo intorno ai 40 anni, non tantissimo, ma sicuramente ci sono molti. Arrivo per necessità, perché a un certo punto mi rendo conto che ho proprio bisogno di scrivere una cosa proprio dentro che mi è nata. Chiaramente nei primi momenti il romanzo esordio ho scritto e non ho pensato nulla. Nella pausa fra il primo e il secondo romanzo. E certo che tu i lettori, le lettrici le già incontrate e avresti quasi dentro un po' la tentazione di assecondarli, cioè forse hai capito un po' i loro gusti, i loro desideri, avresti questa tentazione di assecondarli. Però io l'ho rifiutata questa tentazione, non, proprio la tentazione satanica che ho rifiutato e ho detto va bene, prendo questa storia anche se è maschile, prendo questa storia anche se è... E voglio raccontare io. Chiaramente, poi bisogna sempre cioè, poi il libro non è un diario che uno tiene dentro il proprio cassetto e quindi poi deve essere lavorato e portato in modo tale che coinvolga il pubblico. Prendiamo il discorso, dicevamo appunto, prima tu hai citato la mamma, no? Del tuo protagonista, anche la costruzione della famiglia, questa famiglia che possiamo dire, no? È abbastanza disfunzionale, no? Milena, questa donna, questa ragazza, perché in realtà è giovane, anche se ha questi due figli adolescenti, che hanno questi bambini molto giovani, che ha passato la vita e passa la vita a rincorrere quest'uomo molto abbandonico che è il padre, Luigi Malaguti, che... Appunto, fa il cronista sportivo, un po' c'è, un po' non c'è. Ecco, come hai deciso di costruire, no, la famiglia di Adriano e di Betta? Allora, nella prima parte della diretta, abbiamo detto che io ho detto che questa è una storia fiction ed è vero perché la storia è inventata, ma è una storia in cui io ho attinto molto al mio vissuto, osservato alle vite degli altri, diciamo, che poi vite che non sono le mie, come dice Carrère, ma i personaggi, soprattutto dei genitori, sono quelli più aderenti al teatro umano da cui ho attinto. Quindi sui ragazzi, su Adriano, su Betta e sull'altro personaggio che ancora non abbiamo mai nominato, ho sublimato molto di più. Mentre questi assomigliano veramente tanto, non a un unico individuo, a persone che io ho incontrato, che ho visto. E il personaggio secondo me più difficile non è la madre, perché la madre è una debole. La madre è una debole.
Poi vedremo come cambia lo sguardo del figlio sulla madre, come capisce che in realtà la debolezza è un fatto relativo, cioè persone che sono deboli a volte hanno risorse che noi non ancora non abbiamo visto, che forse loro stesse non hanno visto. Però ha sicuramente delle luci di debolezza, chiamiamole proprio così. Ed è stato un personaggio un po' difficile da costruire in termini di coraggio creativo, nel senso che ho detto, qua molte donne si arrabbieranno, qua molte donne questa storia non la vorranno ascoltare, non la vorranno vedere sulle pagine, perché non vorranno ammettere di averne viste tante di donne così. Però sono andata avanti, ho tirato dritto e non mi sono fermata, perché ero a un festival, al Festival di Gavò in Sardegna, un paio di settimane fa. C'era Milena Agus, che è una scrittrice che io ammiro tanto, e che ha detto: a me piace la letteratura dei deboli. Anche a me piace la letteratura dei deboli, nel senso che sono quei personaggi che ti permettono di scavare, scavare e di salvare, di recuperare, perché li presenti nella loro debolezza, perché lei è una donna che ha capito benissimo che il marito ha, per semplificare, altri giri e sicuramente ha altri obiettivi e che questo suo processo di autoaffermazione egocentrata, maschio-centrata che ha il marito. Prevede anche la sua svalorizzazione, perché lei ha capito anche questo. Eppure, io l'ho portata così com'è, perché, è un personaggio che ci mostra come le donne non debbano per forza essere delle eroine per finire dentro delle pagine. Questa è una riflessione, a me molto cara, Marta. Nel senso che io penso che gli scrittori, le scrittrici, non debbano precludersi l'opportunità di portare nelle pagine anche delle donne che non risolvono nulla o non risolvono se stesse, non salvano imperi economici. Cioè, così come ci siamo affezionati a personaggi maschili goffi, non riusciti, irrisolti, dobbiamo dare secondo me anche alle donne l'opportunità di essere questo tipo di personaggio nelle pagine, cioè di poter arrivare ad essere un personaggio pur non appunto pur non svolgendo una funzione risolutrice nella storia. Bello, molto interessante il discorso che fai. E poi in realtà diciamo che il personaggio di Milena in qualche modo, no, evolve soprattutto nel rapporto con il figlio, e il punto di vista del figlio cambia molto su di lei, anche perché in qualche modo la ritiene per certi versi responsabile anche, no? Rispetto a quello che è successo alla sorella, perché poi insomma, le colpe sono sempre delle madri, siamo gli esseri più Esatto, è colpevolizzati. così, però è così, però è così. Però... E quindi lui proprio sposa questa teoria nel senso che le colpe sono delle madri. E quindi lui le attribuisce a sua madre, le attribuisce alle madri de delle altre persone che frequenta, riconduce, perché così è stato formato, cioè questa è stata la sua educazione, che non è nemmeno un'educazione coercitiva quella che ha ricevuto, è un qualcosa proprio respirato per osmosi, soprattutto attingendo da quello che è l'immaginario paterno. A me, Marta, che io ti dico, mi spaventa molto, continua a spaventare molto l'immaginario maschile, perché a volte anche dietro a un uomo che si comporta in maniera corretta, diciamo, politicamente corretta, a volte ci sono delle battute, delle connessioni rapide, degli uomini che dici, ma dietro quest'uomo che immaginario c'è della donna? Perché poi è quello a cui attingi nei momenti più istintivi della tua vita. Quindi l'immaginario che vede sempre un po' la donna rea di aver commesso qualche sciocchezza, faciloneria, di farsi prendere troppo dalle correnti emotive. Mentre invece il personaggio del padre è un personaggio, un carrierista, un personaggio che mi ha permesso di introdurre un altro tema che
a me molto caro e che secondo me riprende anche la prima narrazione, che è il tema del fallimento. Nel senso che il padre ha l'ossessione per questo fallimento, perché lui all'inizio nella sua carriera lavorativa non è riuscita. E questo andare avanti per risultati è quello che trasmette al figlio. I lettori non si devono immaginare un padre che batte sull'educazione, ma lo trasmette con piccole frasi, lo trasmette quando dice che il loro proprietario di casa, che gli affitta in nero, è un vincente, quando invece è uno che non denuncia ciò che guadagna e che quando poi si tratta, nel momento più, diciamo, dove loro avranno dei problemi economici, gli dà lo sfratto. Però per il padre è un vincente perché riesce a guadagnare senza dichiarare, c'ha più case nella vita. Ecco, secondo me dentro questo romanzo c'è un tema che è quello del fallimento legato alla spiritualità. Nel senso, questa vita che stiamo un po' consegnando ai nostri giovani, che è fatta prevalentemente nella massa, io parlo nel più delle persone, di fatti materiali, di risultati tangibili, e com'è tangibile un risultato economico, solo se porta con sé un successo economico. Questa cosa che stiamo passando ai giovani per me è disastrosa. È disastrosa perché è questo che mette, secondo me, la grande pressione e svuota di contenuti la vita dei ragazzi. Non è tanto il discorso del fallimento. Il fallimento è una cosa che può esistere. Io su questo penso che noi non dobbiamo aver paura di dire alle ragazze e ragazzi che possono fallire. Cioè, quando non raggiungi un obiettivo, tu hai fallito, ma hai fallito che cosa? Non hai fallito te stesso, hai fallito il raggiungimento di un obiettivo. È imparare ai ragazzi a metabolizzare il fallimento, cioè il mancato raggiungimento di un obiettivo, ma poi si va avanti. Poi ci si deve rimettere in moto. La vita è fatta di una catena di sogni, cioè ti devi rimettere in moto nel tuo ricrearti un sogno e cercare di raggiungerlo. Invece la visione che il padre trasmette a questo ragazzo è tranchant, cioè tu sei riuscito se hai una certa posizione lavorativa, se guadagni quel tanto di soldi. È chiaro che dove si attacca? Quali sono i valori spirituali che noi stiamo passando? Spirituali io non intendo, anche se qui c'è anche un fatto di religione, non intendo religioso in senso stretto della parola, ma proprio è lo spirito, cioè il senso della vita dietro, che sta dietro al consumo, alle cose. Mentre parlavi mi veniva in mente un saggio di Natalia Ginzburg, c'è appena stato il compleanno, a cui sono molto legata, no? Le piccole virtù, no? Che lei dice: bisogna insegnare ai nostri figli le grandi virtù, non le piccole, no? Non risparmiare, ma avere appunto grandi sogni. Cioè, l'idea è quella, no? Di come dire, provare ad educare, a diventare, a dare il meglio di noi, a diventare la versione migliore di noi stessi, no? Indipendentemente da quello che la società pensa rispetto a quello che può essere effettivamente un successo, no? Esatto. Questo è molto bello quello che hai detto, perché ed è molto legato al romanzo, perché è vero, Adriano diventa una migliore versione di se stesso in questo romanzo. E la speranza che io volevo passare ai giovani era questo, cioè, ma anche a me stessa, perché ci ho messo tanto a capire che si può diventare una migliore versione di se stessi. Quindi io arrivo alla scrittura tardivamente, ma arrivo forse proprio al di là del fatto che magari sono stata sempre una studentessa precoce, una manager a 26 anni. È vero, però a dispetto di tutti questi risultati, ho raggiunto tardivamente invece la maturazione adulta, cioè il capire il compromesso, il capire il valore del risultato, il valore relativo del risultato e del fallimento. E quindi forse era questa l'urgenza narrativa che tu hai sentito, che io ho messo dentro dentro questa storia. La cosa bella, quello che stai dicendo secondo me è molto prezioso, soprattutto nei confronti di ragazzi più giovani, ma anche di chi è un po' più grande, Certo. perché poi c'è questa idea che poi a un certo punto è troppo tardi, no? È troppo tardi per fare qualsiasi cosa, hai
39, 40, 41 anni, 45 e ti senti invece no, insomma, bisognerebbe trasmettere un po' più l'idea, no, delle vite fatte a fasi, no? Ogni fase della vita ha un suo obiettivo, un suo percorso, come dicevi tu, un suo sogno. E l'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo del tuo romanzo, sai che io sono una grande appassionata di Virginia Woolf, e alla fine, insomma, Adriano capisce questa lezione attraverso l'atto di Betta, cioè la vita si capisce attraverso la morte. E Mrs. Dalloway, Clarissa, capisce se stessa nel momento in cui vede la morte, no, di Septimus Warren Smith. Adesso non sto qua a raccontare tutto Mrs. Dalloway, però è la stessa cosa che un po' succede anche ad Adriano, cioè in quest'atto anche così estremo di una sorella che per lui è sempre stata un faro, quella brava, quella che doveva fare la professoressa di letteratura, di greco, eccetera, che poi passa attraverso una serie, no, di fallimenti che anche in questo caso, poi lo scopriremo nel romanzo, sono molto legati a quello che dicevi tu prima, cioè una certa visione culturale, patriarcale, no, anche della società, che è come se ad un'anima, che in fondo è un'anima pura, come quella di Betta, non le dessero la possibilità, no, di esistere. E allora lui riesce a vedere, no, dall'altra parte, come in uno specchio in negativo, sì, la sua possibilità. E questo è bellissimo. Sì, sì, è proprio così. Cioè, è proprio lui, questo penso lo possiamo dire, questo romanzo è proprio un viaggio. Cioè, è proprio un attraversamento, è quello che hai detto tu, è proprio un attraversamento. E inizia tutto per un paio di scarpe. Nel senso che quando lui perde questa sorella, la perde da ragazzo, non la perde da adulto. E quindi che cosa fa? Concentra, materializza tutto il suo dolore su un oggetto. Anche perché lui fino a quel momento di oggetti, cioè la sua vita era tutta concentrata sul materiale. Quindi alla fine lui, travolto da questo dolore, dice: io posso anche capire che lei si sia ammazzata, ma non posso capire che non mi abbia lasciato poi a me, proprio a me, quelle scarpe. E da lì inizia questo viaggio. E Betta è la grande assente sempre presente, che così è con le persone che abbiamo amato e che ci lasciano. Sono le assenti, però sempre presenti. E lui cerca proprio anche addirittura di buttarlo fuori, questo ricordo della sorella. Lo rigetta, lui la vuole proprio togliere, non la vuole ricordare, soprattutto come era diventata alla fine, poco prima di questo gesto. E queste scarpe, in realtà poi ho pensato che la scarpa è in qualche modo la metafora del cammino, della strada che corriamo. Ma tu pensa che io, quando ho iniziato a scrivere questo romanzo, in realtà perché ho scelto le scarpe? Perché ho visto quanto i giovani siano legati alle scarpe. Cioè, allora sì, va bene, compriamo quel giubbotto, va bene quella maglia, va bene, però no, io la scarpa voglio quella. Allora mi sono detta: ma ci sarà un motivo per cui questo giovane è? E sai che io non l'ho capito, nonostante abbia intervistato assiduamente ragazzi e ragazze dicendo: ma perché vuoi proprio quelle scarpe? Cioè, perché la scarpa? Beh, non l'ho capito, perché poi la scrittura è anche quello, è anche mistero. E ho fatto questo atto di fede, ho detto: va bene, se la scarpa è quello che a loro interessa, facciamo che siano le scarpe che conducono questo ragazzo in questo cammino, ecco. Sì, hai ragione, questo feticismo delle scarpe, che poi comunque c'è adesso perché ci sono le code davanti, no? Sì. C'è la limited edition di quel marchio, ma era anche nella nostra adolescenza, perché tu citi un noto marchio di scarpe, che magari, vabbè, possiamo dire o non dire, però insomma ce n'erano diversi, e a seconda... forse perché è identificativo, no? Almeno io questo mi ricordo della mia adolescenza, cioè a seconda se mettevi, sì, quel tipo di scarpe, allora facevi parte di quel gruppo, sì, altrimenti forse c'è, sì, anche questo. Identificativo, sì, anche quello. E poi c'è un qualcosina che mi sfugge, che non ho capito, l'importanza di questa parte terminale, che sì, io la guardavo allora, ma più come dicevi tu, più come identificazione, mm, non come connotazione del sé. Sì. Ecco, invece loro proprio si connotano con le scarpe. E non lo so, proprio ti dico, è stata una stesura anche velocissima, perché proprio come lui cercava queste scarpe, io cercavo di seguire lui. Quindi anche un po' pazza, perché ho detto: ma chi lo vorrà leggere il racconto di un ragazzo che cerca un paio di scarpe? Però...
vedo che, insomma, che lo vogliono leggere, questo è sempre bellissimo. L'ultima cosa che possiamo dire rispetto alla trama è che lui, inseguendo queste scarpe, poi possiamo dire due cose, no, della figura più Sì. centrale, no? Incontra in fondo questo personaggio, questa figura di cui lui inizialmente conosce solo il nome, un nome che era stato lasciato appunto in un biglietto della sorella. Questo nome è Aisha. E alla fine, insomma, attraverso questo incontro lui si confronta effettivamente, no, con l'altro, con una cultura diversa, con una storia diversa, e scopre anche un aspetto della sorella che lui non aveva assolutamente conosciuto. Ecco, chi è Aisha e che ruolo ha? Allora, Aisha è questo personaggio che ho visto subito, non è che mi è venuto scrivendo, nel senso che quando è iniziato si è presentato questo ragazzo, si è presentato già con quest'altre due ragazze, la sorella e questo personaggio Aisha. Aisha è un personaggio complementare, direi, a Betta. Complementare perché è quella che lo aiuta, ma lo aiuta in maniera singolare. Mentre Betta l'ha sempre tenuto per mano, possiamo dire che Aisha proprio lo spinge, lo catapulta, lo spinge violentemente, bruscamente, dentro a questa ricerca di risposte. Cioè, se lui era in dubbio se capire o meno che cosa era successo veramente alla sorella, che non è un giallo, questo è un'introspezione psicologica, se lui era in dubbio se farlo o no, chiaramente dopo l'incontro con Aisha non ha più scampo. Ma è anche una figura che appunto lo obbliga ad aprirsi verso la storia di questa ragazza, verso la storia di Aisha, e contemporaneamente a capire, come dicevi tu, quanta parte della vita della sorella e della madre lui non aveva capito. Perché lui è cresciuto pensando una cosa che io, sai quando scrivi ti senti soddisfatta, ma non soddisfatta del risultato, dentro, di aver portato a termine un pensiero che era lì da giorni, che si voleva, da mesi, che si voleva formare, o che vorresti che sentissero tutti e tu sei riuscito a scriverlo. Ho provato questa sensazione. Quando questo protagonista capisce che lui alle donne ha sempre richiesto comprensione. Aisha comprensione non gliela vuole dare. E invece lui alle donne ha sempre chiesto comprensione, come se fossero, alle donne che ha incontrato nella sua vita, ragazze, donne, una fonte inesauribile di empatia. E io mi sono sempre chiesta, ma perché noi donne dobbiamo essere questa fonte inesauribile di empatia? Io non mi sento di voler sempre mettere a disposizione l'empatia nei confronti di tutti, cioè, e capire tutte le situazioni, e anticiparle, e fare in modo che. E quindi lui capisce che. E fare in modo che gli errori degli altri siano aggiustabili, riparabili, capiti. Cioè, anche noi donne possiamo dire: non ti ho capito, non ti volevo capire, non avevo le forze in quel momento per capire i tuoi sentimenti. E quindi lui capisce, questo personaggio, che fino alla morte della sorella, e anche un pochino dopo, subito dopo, nei primi mesi, lui ha sempre chiesto questo, ha sempre chiesto di essere compreso, ed era stato, come dire, severissimo, esigente con le donne, quindi ha sempre preteso da loro questo, mentre invece è sempre stato molto più clemente con le mancanze di comprensione da parte del padre e de degli uomini e dei maschi in generale, e delle sue mancanze di comprensione. Quindi questo è, secondo me, il grande passo di avvicinamento fra i due generi, cioè fra il genere maschile e il genere femminile dentro questa storia, quando lui capisce che anche le donne possono avere dei limiti, dei momenti, dei cedimenti, dei limiti o dell'incapacità, delle debolezze. Ecco, questo è anche limitare, riconoscere i limiti, accettare i limiti anche del genere femminile. Sì, no, sto pensando mentre parlavi che poi l'effetto che mi ha fatto anche il tuo romanzo è che veramente tu hai scritto quella che secondo me è l'urgenza sociale che abbiamo, nel senso che in questo processo, no, di avvicinamento di genere, di emancipazione femminista, diciamo anche adesso il pallino sta tanto al genere maschile e quindi Eh sì. raccontarlo dal punto di vista di un ragazzo che nel suo percorso di formazione e di crescita questa cosa
la capisce non perché gli viene detta, non perché gli dicono devi fare così, ma perché lo vive, perché lo attraversa anche emotivamente prima, perché poi si conosce attraverso l'emozione e il corpo e poi lo concettualizza, poi anche in una fase insomma più avanti della sua vita è molto potente, ecco, è molto forte. Sì, l'ho vissuto anch'io questa potenza, questo te lo, proprio l'ho vissuto, e quella sensazione che ti ho detto prima, quando ho scritto questo ho detto bene, allora io ne ho portato uno a capire una cosa fondamentale, ma penso anche che questa comprensione dei limiti debba essere fatta, in realtà stia anche al genere femminile, nel senso che noi abbiamo fatto tanto, cioè forse ora, come dici tu, sta al genere maschile evolvere, questa è una storia di evoluzione, tant'è che lui ad un certo punto dice era arrivato il tempo del dolore altrui, cioè capire che comprendere la sofferenza degli altri non avrebbe detto nulla alla mia. E dice, mi sembrava di avere davanti uno scatto evolutivo, come quello che c'era stato fra l'uomo di Neanderthal e l'uomo sapiens. E ovviamente, siccome lui, come me, non è un coraggioso, aveva paura di questo. Però secondo me è necessario questo scatto evolutivo. Come dice Marguerite Yourcenar, non ci sono gli uomini e le donne, ci sono le persone. E questa cosa è fondamentale, cioè è secondo me è urgente, è il momento adesso per i fratelli di capire veramente che cosa significa essere fratello di una sorella, quindi è il vostro turno. Giulia, io andrei avanti a chiacchierare con te per ore, ma mi sembra perché insomma, le cose da dire e le riflessioni che si creano attorno al tuo romanzo, che torno a precisare, un romanzo che si legge con grandissima anche voglia di leggere, cioè, ci sono tanti turning point, hai voglia di scoprire dove andrà il viaggio, no? di questo ragazzo, che è un viaggio sia materiale, sia di incontro, sia soprattutto psicologico, introspettivo e diciamolo anche spirituale. E, però, come dire, se stiamo parlando ormai da 40 minuti, forse... No, invito chi sta recuperando solo questa diretta, ricordo che c'è anche una prima parte della diretta, è stata colpa mia, che mi si è la mia connessione ha deciso di non lavorare più. Il romanzo di cui non abbiamo la versione cartacea, ma c'è, esiste, e Le parole che mi hai lasciato, edito da Wanda, e io Giulia ti ringrazio, tu sei, non lo so, io per chi non ti avesse ancora letta, invito a leggere questo romanzo, a leggere anche il tuo romanzo precedente che Resta te che resta, e a scoprire questa straordinaria scrittrice che ha un sacco di cose da raccontare. Grazie Marta, mi sto un po' emozionando, dobbiamo finire qui. Grazie Giulia, grazie davvero, ti abbraccio forte, a presto. Anche a te. Ciao, 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 ciao.